Salve ancora una volta. Beh, spero che vi vada tutto bene. Io ho lanciato un appello in Instagram dicendo alle mie amiche ed amici che, essendo disoccupato, non so fino a che punto potrò avere la connessione di internet. Certo, mi rendo conto che la mia situazione è quella di molti e molte di voi, però forse dovrò dare di alta il mio servizio di internet, a meno che tutte e tutti voi mi aiutiate. E come potete farlo? Beh, innanzitutto iscrivendovi al mio canale di YouTube Santen Chan, poi guardando i miei video e votando mi piace ai video che vi piacciono, creando dei commentari e poi, se possibile, facendo clic nei banner pubblicitari, perché in questo modo YouTube alla fine raccolga delle spicciole e mi dia i tanto anelati 100 dollari, che tanto mi farebbero comodo. E quindi, senza volervi disturbare, però se mi volete aiutare, potreste fare quello che vi ho appena suggerito: iscrivervi a questo canale Santen Chan, guardarne i video e mettere dei like e fare clic nei banner pubblicitari. Poi, se volete mettere nella lista dei favoriti o in qualsiasi altra lista i miei video, ve ne sarei grato. Vi sarei grato anche se mi proporreste dei temi con delle video domande, mettendo il link del vostro video con le domande e le risposte, come risposta a un mio video, quello che voi vorrete rispondere, o al quale vorrete fare le domande. La settimana è scorsa molto veloce, ormai possiamo dire la settimana scorsa, e la politica continua a meravigliarmi. Mi meraviglio come se io fossi non Santen Chan, ma Heidi. Sorridono i monti, per chi si ricorda i fumetti degli anni 80, no? I cartoni animati, perché la politica è sempre la solita vecchia cosa e niente, a volte uno non sa che dire, che argomenti avere, perché ti prendono sempre in contropiede i politici. Boh, veramente è avvilente la politica. Ormai non capisco più, non è questione di orientamento, di ideologia, di non si sa che cosa è questione, ma tutti vanno dietro alla tangente e tutti per la tangente partono per la tangente. E poi veramente non so, la cosa mi sconfinfera molto. È un guazzabuglio. Pensando all'ultima battuta, mi sono perso il filo del discorso. Questo ma porca miseria, mi sono perso davvero il filo del discorso. Beh, allora colgo l'occasione per ringraziarvi di seguirmi, che aumentano le visioni. Ecco. Poi so che molti di voi stanno in attesa dell'angolo letterario. Io continuo a leggere, per esempio, ultimamente leggo le opere di John Woodruff, che firmava le sue traduzioni del tantrismo indù, Arthur Avalon. Però è difficile fare una sintesi dell'opera di John Woodruff. Poi dico, che le commento a fare? Che faccio prima leggerle, sono così larghe, 800 pagine. Poi, come dire,
in due parole qualcosa sul tantrismo, in particolare sul tantrismo indù o buddista. Bisognerebbe fare un excursus e a voglia. Poi stavo leggendo altre opere, però ecco, mi piacerebbe invece che voi mi proporreste, certo, perché se mi piacerebbe che voi mi proporreste dei temi letterari. Quale opera vi è piaciuto di più leggere? Quale autore vi è piaciuto di più? Se avete dei temi preferiti, perché così mi facilitate il lavoro. Poi io magari farò anche delle ricerche in rete. Però ditemelo, quale libro vi è piaciuto di più leggere? Perché se no magari io parlo delle mie letture e non sempre sono anche le vostre. Stanno aumentando il numero degli iscritti. La cosa mi fa sempre più contento. Già stiamo a 167 e io spero di arrivare a 1000. Piacerebbe avere 100.000 iscritti. Vi ringrazio molto di esservi iscritti e se potete fate scrivere anche dei vostri amici di Google Plus e di YouTube. Abbiamo superato quota, credo, 57.000 visioni del canale, però sono insufficienti a che YouTube mi dia 100 dollari. Dovrebbero essere 100.000 visioni a video. Io calcolo che avendo ne fatti 400 circa, sarebbero 1 milione, 100 milioni, 400 milioni di visioni dovrei avere. E forse mi darebbero qualcosa in più di 100 dollari. Quindi, così come mi appoggiate, mi seguite, diffondete i miei video per favore fra i vostri parenti, amici, familiari, vicini di casa, contatti, ma anche nemici, perché no, tanto non saranno nemici miei. Se poi se i video non vi piacciono, per dargli un disgusto, fate uno scherzo, mandate il link a qualcuno che non vi piace, magari ecco aumentano le visioni mie. Io ascoltavo in questi giorni dell'Expo 2015, che non so se si terrà a gennaio o dicembre o non si terrà per niente. Però, ecco, intanto abbiamo avuto delle anticipazioni, non tanto nel campo di ciò che si esporrà, che ancora non hanno rivelato niente. Infatti, speriamo che non manchino gli auspicianti, gli espositori, perché sarebbe un'ironia del destino e delle sorti giudiziarie che poi gli auspicianti, gli espositori si tirino un passo indietro o una miglia indietro. Comunque, le uniche cose che ho potuto sapere sull'Expo 2015, sono delle anteprime giudiziarie, che nulla hanno a che vedere con l'esposizione in sé. Vi domanderete perché questa riflessione adesso in questo contesto. Ma quanti di voi sono abituati a vedere i miei video sanno che io i video li faccio così. Neanche gli do una buona edizione, adesso ogni tanto gli do dei tagli perché mi dicono che bisogna evitare le pause. Però io esteriorizzo, infatti credo che chi mi segue perché gli piace come faccio i video, e chi non mi segue forse non è che non gli piacciono i miei video, ma neanche sa che li faccio. E quindi dicevo, almeno abbiamo avuto delle anticipazioni giudiziarie sull'Expo 2015. Ancora non sappiamo a che può servire invece veramente l'Expo 2015 dal punto di vista di quello che dovrebbe servire. Forse sarà un fiasco. Non ci scordiamo che in Italia siamo pieni di città,
mondialiste olimpioniche con quartieri residenziali per turisti e sportivi, con piscine mega accessoriate olimpioniche che sono in rovina perché sono rimaste vuote d'acqua e si sono tutte irrigate, campi di tennis, di calcio abbandonati, invasi dalla vegetazione. E quindi non mi stupirebbe che fiasco o non fiasco, dopo l'Expo 2015 non si faccia nulla in quell'area urbanizzata. Anche perché quando si fa un centro per i mondiali di calcio per le Olimpiadi estive invernali paralimpiche e qualsiasi altra scemenza così. Poi bisogna riaccondizionare il sito per trasformarlo in quartiere residenziale. Quindi si deve invertire molto denaro. A volte le società si dichiarano pure in perdita e quindi se ne vanno lasciando dei debiti e il comune, lo stato, la provincia, la regione, i vari enti non possono reinvertire nell'area, anche perché ci occorrono permessi, non lo fanno i privati, neanche gli appaltatori, i costruttori, i cementifici. Cementari, no? E quindi alla fine non reinverte nessuno per riciclare un'area olimpionica calcistica dei mondiali di calcio. Quindi le opere rimangono inconcluse, nel senso che magari andava bene per ospitare turisti, ma per essere residenziale no. Allora rimane tutto abbandonato, chiuso e va allo sfacelo. Ma allora chissà che sia anche il destino di questo Expo 2015, che dopo l'Expo, si faccia o no con successo, sempre che si faccia, rimane tutto abbandonato perché per la riconversione bisogna fare delle prove, e poi bisogna vedere con quali norme, nessuno si fa carico e tutte queste cose. E alla fine, vabbè. Per salvarsi, nessun industriale si butta, lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, la Nazione non reinverte perché mancano i soldi, gli stanziamenti, prendono degli appaltatori e delle ditte terziarizzate e poi non iniziano a pagare le rate, le pagano dopo 360 giorni o 105 settimane. Quindi poi i lavori di recuperazione del sito olimpionico Expo 2015 rimangono bloccati, rimangono cantieri abbandonati con le infrastrutture e anche le macchinarie dei lavori. Poi arrivano i teppisti, i vandali, rompono tutto, incendiano, rubano, rimane una voragine con dei debiti a carico dello Stato. Ecco, speriamo che l'Expo non sia così, perché è già successo decine di volte, non solo in Italia, in Grecia, in Portogallo, addirittura in Germania, in Regno Unito, Stati Uniti. Tanto il negozio lo fanno con i mondiali, le Olimpiadi e anche gli Expo, e poi tanto lo fanno con denaro pubblico, fondi pubblici, e rimangono tutte quelle strutture e infrastrutture che devono essere riconvertite per essere utili alla società. A quel punto già non gliene frega nessuno perché hanno fatto già l'evento. Hanno guadagnato con l'evento, hanno guadagnato facendo le opere per l'evento e magari hanno preso anche un anticipo per la ristrutturazione e la riconversione delle strutture e di infrastrutture dell'evento, ma già a quel punto uccello che vola prende il volo e poi quando vola l'uccello ti lancia solo dall'alto la cagata, che è quello che rimane nelle strutture non riconvertite. Altro taglio. Altra trance, a trance facciamo il video. Beh, dicevo, il Movimento 5 Stelle, grande novità, si è impantanato nei miasmi delle contrattazioni politiche a me, a te, a lui, e hanno preso anche loro la tangente. C'è stato un altro movimento promettente, non so se nel 2013 inizia. Il movimento dei forconi, che qualcuno diceva sono venuti a stronare Grillo dalla politica, e invece
non si sono più sentiti. Io non ho mai capito se i forconi erano i forconi che servono per raccogliere il fieno o i forconi sono i cappi, cioè forche grandi, i cappi per impiccare. Vabbè, fatto sta che sono saltati dal nulla, hanno invaso tutta Italia sti forconi e poi non si è più sentito parlare di nulla e di nessuno. Sono spariti nel nulla da dove sono venuti. Niente più forconi. Boh, che facevano a parte bloccare le strade con i trattori? Nulla. Addirittura dicevano di essere di destra, dei rivoluzionari di destra, come se adesso in politica in Italia c'è senso la destra e la sinistra, essere rivoluzionari di destra o di sinistra. Boh, però ecco, questi forconi avevano delle idee confuse, volevano bloccare tutto, volevano bloccare tutto, poi si sono bloccati loro, si vede che si sono messi a ragionare e hanno detto: non riusciamo a bloccare niente, neanche il traffico, meglio che ci blocchiamo. Però non si sono più sentiti. Ecco, se qualcuno di voi sa che fine hanno fatto i forconi, che si sono persi anche loro nei miasmi più che della politica del traffico urbano, magari sono ritornati con i loro trattori nei loro campi, che me lo dica, perché io pensavo che magari era finalmente il movimento che trasformava Italia, e invece sono rimasti impantanati come quelli della Lega, i comunisti di Enrico Berlinguer, i grillini di Beppe Grillo, vabbè, Casini non è mai insorto, non è mai voluto insorgere. E come può un democrata cristiano essere rivoluzionario? Lui diceva: io sono cristiano come lo fu Gesù Cristo. Certo, ma poi ci sono stati 2000 anni di conservatorismo della Chiesa Cattolica, quindi bella prova essere rivoluzionario così. Poi, vabbè, anche Forza Italia, qualcuno ci ha creduto che era una rivoluzione politica. E che altro dire? Che ogni volta che voglio fare un commento sulla politica, mi rendo conto quanto che è assurda la politica in Italia. Mamma mia. Mi ricordavo giorni fa della dialettica di Giovanni Paolo II, che diceva: non dovete avere paura di Gesù, dovete credere in lui. Come se la gente non crede per paura. Non ci fosse l'alternativa valida che la gente non crede proprio perché è atea, se no perché ha paura, è paura di Gesù. Invece io credo che la gente non creda perché è atea, appunto. E quindi loro non concepiscono che uno può essere libero di non credere. D'altra parte è una contraddizione, ma nelle stesse scuole che si deve insegnare una sana educazione scientifica, che si insegna scienze, poi a un certo punto si insegna che ci può essere un agente magico, Dio, che interviene nel mondo e nella materia e la altera facendo i miracoli, per esempio. Ma così gli si dà alla gente un'educazione laica e completa, o gli si è un'educazione fuorviante, a metà scientifica e a metà superstiziosa? Boh, io non lo so. Mi sembra che la scuola deve essere laica e poi chi vuole andare a credere nella Chiesa va a credere nella Chiesa, ma ai giovani gli si deve dare un'educazione laica, perché non è possibile insegnargli le cose della scienza e poi dirgli: sì, è tutto vero, ma la realtà si sospende quando interviene nel mondo Dio e fa i miracoli. Vabbè, io mi domando i nostri politici dove vivano, in quale paradiso, che sorridono sempre come Draghi, come Monti, come tutti quanti gli altri, a parte la Gelmini che ha fatto un piagnisteo, ma non è che gli frego molto. Perché quello che si sente, quello che si legge dalla strada in Italia, è
è a dir poco allarmante, non sono le cose che ci fanno vedere dal telegiornale. L'esperienza reale e concreta del giorno dopo giorno della gente è ben altra cosa, e quindi se mi vorrete commentare la vostra esperienza quotidiana, fate dei commentari a questo video, magari con delle video risposte mettendo il link come risposta. A me mi piacerebbe seguire veramente l'evolversi della realtà nel paese. Quindi datemi delle risposte. Io filtro soltanto i commentari peggiori, ma mi raccomando, voi rispondete, poi io filtro le risposte. Cerco di dire tutto quello che senso, che sento, perché poi succede che smetto di filmare e mi vengono tante idee, però io registro così, a destro. Allora niente, mi sembra che per il momento basta. Vi saluto e vi ripeto, sono disoccupato. Se volete mettere il link, di risposta in questo video, verranno accetti. E poi votate mi piace se il video vi è piaciuto, guardate i video del mio canale e mi raccomando, fate clic nei banner pubblicitari ed iscrivetevi. Iscrivetevi. Grazie di tutto, dal vostro Sant'Egiano. Ciao.